Nautica di Carlo, da 50 anni leader della nautica pugliese, concessionario esclusivo per Foggia e Bat di gommoni Jokerbot, Solemar e Cardis, motori Mercury, imbarcazioni Quicksilver e Arbor, assistenza, rimessaggio, usato garantito, per trasferimento sconti fino al 60%. Nautica di Carlo a Manfredonia, in via dei Celestini 6. Salvo quotidiano con Francesco Schiavone, presidente del Comitato Festa Patronale 2012. Qui siamo, abbiamo appena finito di presentare l'evento Notte della Notte Azzurra, anch'esso all'interno della festa patronale. Partiamo dall'evento e poi magari andiamo a delucidare su questo programma odierno. Certo. Prego. Grazie. Iniziamo in effetti anche noi del Comitato Festa Patronale. Inizieremo il 28 con questo evento che è alla sua seconda edizione, quello della Notte Azzurra. È un percorso enogastronomico che ha il patrocinio di tre grandi enti: il primo è la Regione Puglia, assessorato alle risorse agroalimentari, il secondo il Comune di Manfredonia, attività produttive, e non ultimo il GAL, che ha sempre creduto fortemente in questo evento. Un percorso che si snoda su cinque punti che hanno chiamato laboratori del gusto e quindi vedrà sicuramente, come lo scorso anno, migliaia di avventori. Speriamo di iniziare bene con questo evento all'interno della kermesse, della festa patronale. Che festa patronale ci attende? Quali sono gli eventi di punta, diciamo, anche a livello di cantanti? Molti avevano chiesto Caparezza, chi aveva chiesto? C'è stato il tuo cantante, cosa ci aspetti? Sì, fantastica sembra ci cantanti, l'ho detto prima, sarà una festa patronale sobria, in linea con la condizione socio-economica del nostro paese, che è una condizione comune a tutta la nostra nazione, una condizione difficile. Dobbiamo ringraziare tutte le aziende, tutti i cittadini privati che anche in questo momento difficile hanno inteso contribuire economicamente e quindi fattivamente per la realizzazione del cartellone delle manifestazioni civili. C'è qualche, diciamo, evento in particolare da segnalare? Ma a me preme, chiaramente dobbiamo segnalare il 31 agosto il concerto degli Stadio. A me piacciono tanto perché sono musicisti professionisti, hanno sempre girato con cantanti d'eccezione quali Lucio Dalla, hanno scritto canzoni per Vasco Rossi, sono sicuramente uno dei gruppi storici della musica leggera italiana. A me preme però ricordare che il 29 di agosto c'è la mezzanotte bianca dei bambini, tutto il centro storico sarà invaso da artisti di strada che faranno divertire i nostri bambini. Presidente, per concludere, le polemiche che come tutti gli anni accompagnano la festa patronale hanno riguardato quest'anno, come tutti gli anni, il contributo. Vogliamo precisare a cosa servirà il contributo del Comune per la festa? Ma certo, sì, le polemiche sono... Parliamo di 65.000 euro. Sì, sì, il contributo è pubblico, c'è una delibera per cui non lo si può in qualche modo mettere in dubbio, no, assolutamente. Ma le polemiche rimangono fini a se stesse. Il contributo serve chiaramente per ripianare situazioni pregresse e quindi per consentirci di fare anche quest'anno una festa patronale degna e dignitosa. Saremo attenti anche nel rendiconto che andremo a redigere a fine festa patronale nell'essere quanto più trasparenti possibili, non abbiamo nessuna difficoltà. E su queste polemiche molto spesso, diciamo, ad personam che colpiscono, si va a indirizzare sempre sulle stesse persone, diciamo. Cosa ne pensi? Per concludere. Guardi, io per concludere dico una cosa, che in questo paese se noi non secchiamo definitivamente il seme dell'invidia, noi non cresceremo mai. Adesso è toccato a me, forse l'anno prossimo toccherà a qualche altro, probabilmente... L'anno scorso è toccato a qualcun altro. L'anno scorso è toccato a qualche altro. Noi dobbiamo crescere tutti insieme. Se c'è qualcuno che veramente ha un'idea nuova per questo paese, che si candidi, che si faccia avanti, che dia il suo contributo, perché nascondersi dietro un nickname è troppo semplice. Uscire allo scoperto e confrontarsi probabilmente rappresenterebbe una fase di crescita per la nostra città. E la nostra città ha bisogno di crescere. Poi tra l'altro l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo ospitato eventi eccezionali come Battiti Live. La nostra città è pronta, bisogna, forse prendo a pretesto, utilizzo una fase celebre fatta a Manfredonia, probabilmente dobbiamo fare i manfredoniani. Bisogna cambiare passo. D'accordo, ringraziando il Presidente della Festa Patronale 2012, Francesco Schiavone. Buona serata di Stato, grazie. Grazie a voi.